Sentendo Francesco Rutelli ho ripensato al giubileo del 2000, quando lui andò da sindaco ad accogliere i giovani della Giornata Mondiale della Gioventù dell'agosto del 2000 alla stazione Termini, distribuendo gli zaini e il kit. Quello era un giubileo in cui tutte quante le strade portavano a Roma. Questa è un'epoca, un papato in cui invece vale la reciproca. Tutte le strade partono da Roma perché nel frattempo è arrivata la globalizzazione. La Chiesa ce l'ha nel DNA, è da sempre universale, però è la prima volta e quindi è una cosa nuova pure per la Chiesa che è globalizzata, che non è esattamente la stessa cosa. E Bergoglio è compiutamente da Papa extraeuropeo, il primo Papa della globalizzazione. Per la prima volta la parola, il termine globalizzazione entra in un documento del Magistero nel 2009 con Ratzinger, con Caritas in Veritate, questo concettualmente, ma praticamente de facto poi ci entra con il pontificato di Bergoglio. E Bergoglio è, io ho scritto, il Papa dei paradossi nel suo rapporto con Roma. Bergoglio è il Papa più antiromano della storia. Lui soffriva Roma da cardinale, figuriamoci da papa. Non a caso, quando appare quel 13 marzo, io l'ho conosciuto, l'ho moderato in una tavola rotonda a Buenos Aires nel 2003, 10 anni prima che diventasse papa. Non a caso, quando lui si affaccia dal balcone della Basilica di San Pietro, si toglie la mozzetta. Si toglie la giacca, un gesto che tutti abbiamo interpretato in chiave francescana, Francesco che si spoglia, ma soprattutto in una facoltà di scienze politiche, lo dico con l'emozione di chi si è laureato in questa facoltà di scienze politiche della Sapienza e ci torna oggi in quest'altra veste, e è un gesto quello che in termini di scienza politica va analizzato sotto un altro profilo. Cioè Bergoglio viene dall'unico paese al mondo dove chi diventa capo, chi viene eletto, chi va al potere, l'habitus del potere si costruisce non per addizione, ma per sottrazione. Chi diventa capo si spoglia di qualcosa. È Peron che s'affaccia, se siete stati al balcone della Casa Rosada, e butta, è il Papa descamisato, e si toglie la giacca. E quello è il segno del potere. Quindi se non si capisce questo paradosso, e questo gioco di contraddizioni che accompagna nel suo rapporto sia col potere che con Roma il pontificato di Bergoglio, non capiamo il rapporto paradossale ma virtuoso tra Bergoglio e Roma. Perché il Papa delle periferie e del decentramento, quindi di per sé il Papa antitetico rispetto all'idea di Roma caput mundi, perché è il Papa delle periferie. È anche il Papa che l'ha resa capitale e come pochi altri predecessori nella storia. Perché Wojtyła, nonostante la sua tensione, il suo slancio verso est, non si è nemmeno avvicinato a Pechino. E invece Bergoglio ci sta andando molto vicino. Io ho ascoltato prima con grande interesse l'excursus, la parentesi che avete aperto sulla Cina nazionalista. C'è un dottorando, se non sbaglio, che sta studiando, dicevate questo aspetto. Bene, che cos'è il trattato segreto tra Vaticano e Cina, se non una versione diplomatica del ponte dei 55 chilometri del Guangdong che la Cina ha fatto, che a un certo momento si interra e va sotto il mare, quella è la parte segreta del trattato che non conosciamo, e senza la Cina nazionalista noi non capiamo, senza la storia di quel momento di sprima di Mao Zedong, non capiamo l'accordo tra Cina e Vaticano. C'è una ferita storica nei confronti del cattolicesimo che rimonta ai trattati ineguali, e probabilmente questo è un trattato ineguale rovesciato, dove cioè la parte di chi subisce il trattato ineguale, cioè di chi fa maggiori concessioni al Vaticano, non si deve dire, ed è un tunnel che per una parte va, è un ponte che per una parte si interra e più avanti potremmo conoscere. Per Bergoglio, però, quello che ci interessa in questa sede rilevare
è che le strade che partono da Roma, riprendo l'incipit del mio intervento, le strade che partono da Roma con Bergoglio si sono estese dove nessun altro Papa era arrivato. E questa è questa che cos'è se non una faccia di Roma capitale e di Roma caput mondo, come nell'estensione estrema verso le periferie. Questo è soltanto il primo dei paradossi virtuosi che volevo segnalare, ma ce ne sono altri. Il secondo paradosso è quello del rapporto con l'imperialità di Roma. E questo è il Papa che fa un vanto dalle colonne di Civiltà Cattolica di avere rotto con 1700 anni di costantinismo. Costantinismo ha con questo Papa un'accezione totalmente negativa, dove si intende il rapporto privilegiato con il potere. Pochi conoscono il discorso che ha fatto nella canonica di Don Mazzolari, dove ha detto: io rifiuto qualunque etichetta al cattolicesimo perché sta di ghetto. Quindi non soltanto l'etichetta dei partiti cattolici. Mi dà fastidio, ha detto in quell'occasione, badate bene, parlo di discorso scritto, quindi pensato, non un discorso che gli è scappato. Un discorso scritto: mi dà fastidio sentir parlare di scuole cattoliche, di assicurazioni cattoliche, di banche cattoliche. Quindi è una rivoluzione interna. Bergoglio non riconosce a nessuno Stato, a nessuna nazione del mondo un destino manifesto, una rivelazione per via istituzionale del messaggio cristiano. Considera il potere, potere basta, e li mette tutti quanti sullo stesso piano. Eppure anche in questa contestazione così radicale dell'impero, e Roma che cos'è se non imperiale, è paradossalmente un papa imperiale, perché se noi oggi ammettiamo che i media sono un universo parallelo ma concreto, i media è potere, non è spirito, è un universo parallelo, è una pelle del mondo, ebbene Bergoglio come influencer planetario ha rilanciato il ruolo di Wojtyła, che si era invece offuscato con la parentesi di Ratzinger, che era un papa antitelevisivo. E come Wojtyła occupa questa estensione territoriale dei media, che sono un universo parallelo, è un territorio che lui occupa come influencer globale. Oggi a mezzogiorno la sala stampa vaticana ha annunciato che il Papa andrà per 4 puntate di docuserie su Netflix. Netflix è oggi il network più universale che ci riesce di immaginare, l'hanno annunciato oggi a mezzogiorno, motivando in una dichiarazione di padre Spadaro le ragioni per 4 puntate consecutive appare Papa Francesco. Che cos'è se non l'occupazione di un territorio, e quindi una dimensione imperiale, ovviamente in altra veste. Poi ce n'è una terza. Con Bergoglio Roma è diventata la Roma del mondo di mezzo, è diventata però al tempo stesso la città sopra il monte di una sorta di authority mondiale universale anticorruzione. Perché nella teologia della Chiesa, nella teologia di Bergoglio, la legalità, la cultura della legalità, che con gli altri papi, ed era già molto dal concilio in poi, era un undicesimo comandamento, un corollario, un punto d'arrivo dell'evangelizzazione, con Bergoglio inverte il rapporto e diventa la premessa indispensabile. Chi legge i discorsi di Papa Francesco vede che per lui la lotta alla corruzione è la premessa dell'evangelizzazione, perché se non si ripristina la trasparenza del sociale, questo poi non può essere attraversato dalla luce dell'evangelizzazione, dalla luce divina, e quindi se non si ripristina la trasparenza della comunità degli uomini non si può scendere a quel livello superiore che è di vita comunitaria, che è la comunione. Per lui è la premessa, che chi l'ha seguito già a Buenos Aires sa che è un famoso discorso che lui fece l'8 dicembre del 2005 a Buenos Aires, tornato dal primo conclave, quello che non lo lesse Papa quando lui era l'outsider e venne eletto Ratzinger. È riuscito Bergoglio, perito chimico, anche in una formula che sembrava impossibile al desk degli esperimenti chimici, è riuscito a rendere paradossalmente antiromana e però romana
anche la istituzione per definizione più romana che ci sia, che è il Giubileo. Lui è riuscito per la Porta Santa a Bangui, nell'Africa centrale. E noi abbiamo avuto la visualizzazione in quell'occasione di tutte quante le strade che portavano da Roma nel mondo, con questa bolla dell'anno santo. La bolla è tradizionalmente il documento con cui un Papa indice il Giubileo, e che in quel caso invece è scoppiata come in tante bollicine, moltiplicando, che nemmeno si sa quante sono state, le porte sante in tutte quante le città del mondo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che la Chiesa è per la prima volta globalizzata e Bergoglio veste l'abito di Roma. Come io ho scritto, ricordate quando Armani ha fatto la giacca destrutturata, che sembrava una cosa impossibile, a pensarla concettualmente, se a giacca non si può destrutturare. Poi invece a portarla funzionava e è diventata un classico. Ecco, anche il rapporto tra Bergoglio e Roma è diventato un classico, cioè lui veste il mito di Roma, che con lui è rimasto mito. Voi avete evocato quella immagine splendida, io ce ne metto un'altra che è più bella per me, quella del 27 marzo, è quella in cui si presenta sulla piazza e parla al mondo da solo con la piazza vuota, ma ce n'è un'altra, il 15 marzo, 12 giorni prima, dove si presenta a Via del Corso, in atteso a San Marcello al Corso, e percorre Via del Corso da solo come se fosse il tubo di una risonanza magnetica. Immaginate Via del Corso, stretta la domenica pomeriggio alle 5 di marzo, questo Papa che la percorre vuota, inusuale, adesso è piena di gente, stanno stretti già e violano ogni indicazione, raccomandazione e prescrizione, quel giorno è vuota, e lui la percorre come se fosse il tubo vuoto di una risonanza magnetica ad ascoltare e a rimandare il dolore del mondo. Quella è stata un'immagine di Roma straordinaria e potentissima che ha mandato nel mondo. La universalità di Roma, in una civiltà della globalizzazione, dove per globalizzazione si intende che il potere, i centri di pensiero, di proposta e di gestione del potere vengono decentrati, e quindi in una Chiesa che sta cambiando assetto. E noi abbiamo visto che tutti quanti i cardinali che lui ha nominato sono stati o presidenti di conferenze episcopali in questi 7 concistori o vicepresidenti, insomma hanno avuto l'investitura e il battesimo del voto dei loro confratelli nelle loro biografie precedenti. Lui sceglie persone che siano state elette ai vertici delle conferenze episcopali o nazionali o continentali. Questo significa che forse stiamo andando a un modello diverso di Chiesa confederato, dove forse in futuro non saranno i cardinali e il Sacro Collegio, ma i presidenti delle conferenze episcopali a eleggere il Papa. Questo vuol dire che stiamo andando a un modello di Chiesa dove alle conferenze episcopali verrà riconosciuto il... e poteri oggi non hanno una statura, una dignità teologica. Verrà riconosciuta la dignità teologica di elaborare in parte il magistero? È possibile, è nelle prospettive da qui a qualche decennio. E in questa nuova dimensione della Chiesa, Roma ha imparato con questo Papa a essere glocal, a non essere più accentatrice, ma questo non ha sminuito, lo vediamo per le serie di episodi che vi ho ricordato, e di simboli, perché poi Roma è un simbolo universale, parla attraverso i simboli, e noi abbiamo visto che Bergoglio è stato capace di mantenere in vita come pochi altri il mito di Roma. E vengo, come si dice concludendo il mio intervento, a una facoltà di scienze politiche, vengo al potere in senso stretto. Io ho scritto oggi un pezzo sull'Huffington, l'ho fatto uscire apposta in vista di questo seminario, che dice, loro hanno dato molto rilievo, l'Italia si è ripresa il Vaticano. Ecco, questo secondo me è l'aspetto più importante del mito di Roma, che vive in questo papato. Il Bergoglio viene eletto in chiave, in funzione antiromana, in un momento di stanca dei cardinali non italiani, in un momento di stanca dei romani e degli italiani, per togliere peso e potere agli italiani in curia. E noi ci ritroviamo 7 anni dopo con gli italiani che non hanno mai contato così tanto, forse neanche nel pontificato di Wojtyła, nella curia romana. La politica estera è a guida italiana, il tesoro che è tornato all'Apsa, c'è Galantini a guida italiana,
il quadrilatero delle inchieste che stanno rovesciando il Vaticano come un calzino fa capo a tutti gli italiani, Pignatone, i PM sono italiani, la Banca d'Italia è tornata a presidiare saldamente, dopo la parentesi dello svizzero Brühlert, l'autorità antiriciclaggio, il revisore generale è italiano, l'Ordine di Malta e l'Ordine del Santo Sepolcro, queste due appendici, questi due tesoretti, queste due task force sono a guida di due cardinali italiani, la comunicazione, il super dicastero della comunicazione che tutti ci aspettavamo, inizia affidata agli americani perché poi i grandi media stanno tutti quanti in California, è un monocolore italiano, dal primo prefetto laico, dal primo capo dicastero un laico nella storia della Chiesa, Ruffini, al direttore editoriale Tornielli, al portavoce papale Bruni, al direttore dell'Osservatore Romano Monde. È un monocolore italiano. C'è un senso in questo? Probabilmente sì. Probabilmente il fatto che si può conquistare... Io quando Rutelli... io invitai due ore dopo che lui giurò... Rutelli giurò in fretta e furia nel 93 perché doveva andare a cogliere il Papa l'8 dicembre all'Immacolata. Quindi lui era stato eletto pochi giorni prima, nel ballottaggio giurò nelle mani del prefetto, il primo incontro col Papa, il primo atto che fece da sindaco, poi venne in studio da me in Vaticano, io gli feci una battuta, non so se la ricorda, e io gli dissi: sindaco, questa sua elezione dimostra che i tempi sono cambiati, siamo entrati nella Seconda Repubblica, Roma si può conquistare tranquillamente senza l'appoggio della Chiesa. È noto che il cardinale Ruini aveva sostenuto a spada tratta il prefetto Caruso. Roma si può conquistare senza la Chiesa, ma non si governa senza la Chiesa. Io ho scritto oggi sull'Huffington che vale la reciproca. Il papato si può conquistare senza gli italiani, ma la Chiesa universale, il Vaticano, non si governa senza gli italiani. E questo Papa in 7 anni, per poter governare il Vaticano, ha imparato a rimettere nei posti di comando degli italiani, perché probabilmente nel DNA, nella forma mentis, nell'habitus mentale degli italiani, c'è sedimentata da 2000 anni la mentalità universale. Non c'è una visione settaria nazionalista o continentale della Chiesa in cui uno straniero, un extraeuropeo, inevitabilmente cade. E gli italiani hanno questo DNA che non si improvvisa, di una classe dirigente italiana, della Chiesa, che l'Italia ha fornito alla Chiesa, ecco perché oggi hanno titolato l'Italia si è ripresa il Vaticano, cioè questa forma mentis universale, che cos'è se non una versione del mito di Roma, che l'Italia e la classe dirigente delle gerarchie italiane offre alla Chiesa.